Ci siamo in un nuovo video. Ok, io sono del sud, quindi forse lo sapete già e sto muovendo. Difetto. Vabbè, che adesso che sono del sud? Vabbè, forse al nord fa più freddo, boh. E ho pure due magliette, sì. Allora, vabbè. Allora, perché sono in questa posizione? Postazione, perché raga è carinissima, yeah! Allora, comunque passiamo al sud. Oggi vi dirò le persone, i tipi di persone e le cose che accadono che odio, cioè non che odio, cioè che mi stanno un po' antipatiche questi tipi di persone. Invece i fatti mi stanno, cioè odio quando succede, ecco, un qualcosa del genere, che ora vi dirò. Iniziamo. Chi non odia queste persone? Allora, odio le persone che ti guardano come se loro hanno, sono molto più superiori di te. Per esempio così. Oh. Non è male che ti guardo. Ehi, hai la mia stessa età, ti rendi conto? Cioè, oppure odio, vediamo, fatemi pensare. Ma parla. Sì, anch'io parlo, però le altre persone stanno a un metro di distanza, anche di più, e io le sento parlare. Oppure quelle che lanciano il popcorn. Mamma mia, quando le odio. Cioè, perché mi devi lanciare i popcorn proprio a me? Non li puoi lanciare a qualcun altro? Oppure, mangia. Sono così buoni i popcorn. Okay. Oppure, le persone che prendono subito confidenza. Ok, per esempio, faccio un esempio. Non è successo a me. Inizio la prima media. Dopo qualche giorno, la persona dice ciao Miria, e poi, cioè, è normale questo. E poi, ad un dato così, che so, ti dà uno schiaffo, anche leggero, però, ok, calmati, basta, prendere confidenza tra qualche anno, no, vabbè, esagerato, tra qualche mese, tra un mese, dai, cioè, non subito. Cioè, sono pazza. Odio le persone che, allora, tu passi e quelle ti dicono comunque quella maglietta ti sta male, e perché l'hai abbinata a quel pantalone? Ma c'è che non te scappa? Ma senti, hai dei jeans bruttissimi, non credi siano esagerati? E poi, quelle scarpe? Dove devi andare, scusa? Sul serio, cioè, con i jeans devi mettere delle scarpe come le Adidas, non se scarpe che non avevano nemmeno una marca, se poco, cioè. Le odio. Le persone si girano e ti dicono che stai facendo ogni santo minuto. Cioè, ok, mi sono girata e poi se devo prendere qualcosa in cartella, perché devo per forza parlare con quello di dietro? Cioè, vabbè, io lo faccio, però. Quando mia madre mi chiama e dice è pronto, e io sento e dico vengo. A mia madre dice, oh, ma non mi senti? Scusa, io ti sento. Però aspetta, vuole che mi metto le ciabatte? Allora aspetta che mi metto le ciabatte, sono tante ciabatte. Tocco. Senti, è pronto, vieni. Ma quando, cioè, i miei amici
mi dicono, cioè io gli faccio il regalo, lo vedono e fanno wow, che bello! Che poi si vede che fanno finta, capita? Allora, non fare così. Perché dire wow, che bello e poi basta. Cioè, di la verità, dimmi la verità, non è che devi dire brutto, però puoi dirmi la verità. Possibile. Oppure quando tu parli e gli amici ti vanno a dimenticare una cosa. Cioè, tu parli così. Sì, e poi Assunta si è fatta male, è caduta. Eh sì, si è fatta male. Cioè, infatti, lo sai che Marco ieri è andato in, cioè, ha fatto incidente, è stato con i genitori. Sì, è stato. Sì, è. Peccato. Sì, tanto. Però. Non mi ricordo più di cosa stavo dicendo. Niente di importante, continuiamo. Aspetta. Beh, non è che le odio, però mi sono antipatiche. Più o meno. Dipende. Più. Quelle persone che. Si vestono con la pancia da fuori, quasi il culo da fuori, anche quando piove, quando nevica. What? Sostiene. Io quando si va al negozio di abbigliamento e allora quella del negozio ti vuole aiutare a scegliere i vestiti. Ma scusa, tu che cavolo c'entri con la mia scelta? Po' non saprei, boh, aspetta. La posso evitare? Io ti consiglio questo. Oppure c'è questo qui, molto carino, la. Grazie, a me non piacciono molto questi generi, preferisco scegliere da sola. Sono quelle che. Cioè. Ti mantengo la tenda dello spogliatoio, avete visto la tendina che si mette davanti allo spogliatoio nei negozi? Lei te la mantiene, sta così. Cioè dico. No, fammi fare a me. Io non mi fido, io non mi fido. Questo qui è il video. Mi sembra che volevo dire anche altre cose, ma poi sarebbe troppo. Perciò vabbè, questo qui è il video. Spero vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like. Commentate come sempre, fatemi domande, le più pazze. Anche ti piace la cacca? No, scherzo. No, comunque no, la risposta è no. E, cioè, le più pazze. Domande sia con senso sia no sense. What? Mireia, tu sei. Allora, iscrivetevi. L'unica cosa che chiedo è iscrivetevi.